Host 2015, continuiamo in questo percorso itinerante all'interno di questa enorme biennale dedicata al settore dell'oreca ma anche della distribuzione automatica, e incontriamo il titolare di una iniziativa che si chiama Molecola o Mole Cola, come talvolta l'ho chiamata nel corso degli ultimi minuti, in cui, incuriosito dal marchio, dicevo: ma siete di Torino, lì c'è la Mole Antonelliana, immagino che Molecola voglia richiamare anche quello. Francesco Bianco è la persona di cui vi sto parlando. Francesco, buongiorno e benvenuto dinanzi alle telecamere di VendingTV.it. Buongiorno a tutti. Sì, effettivamente l'azienda è torinese, quindi noi partiamo da Torino, ma in realtà Molecola è un progetto italiano, quindi vuole essere la cola italiana. Infatti, come vedete, abbiamo insomma caratterizzato la nostra lattina in maniera importante, dandogli questo tricolore che fa parte appunto della parte focale del progetto. Quindi un progetto completamente italiano, anche la parte aromatica viene estratta a Firenze in realtà, poi ovviamente la produzione viene fatta a Fidenza, quindi a Parma, e l'azienda è torinese. Quindi come vedete abbracciamo insomma un buon pezzo di Italia. Appunto mettendo insieme una serie di competenze siamo riusciti a creare appunto Molecola. Il vostro è un progetto estremamente ambizioso, perché il prodotto ha una qualità estremamente alta. Ho avuto modo di assaggiarlo e posso garantirvi che è davvero così. Andate a scontrarvi di fatto con il gigante della cola nel mondo. Perché un gestore del vending, un consumatore della distribuzione automatica, ma anche del settore oreca, dei bar per esempio, dovrebbe acquistare il prodotto Molecola? Ma sicuramente per dar valore a quello che siamo, cioè siamo italiani, cerchiamo appunto dei prodotti, di affiancare sempre ai nostri progetti sempre di più dei prodotti italiani, perché ci crediamo. E perché noi in una cola, chi l'ha vietato, voglio dire, in tutto esiste appunto la concorrenza e quant'altro, e noi abbiamo cercato di creare quello che diciamo, una cola dal cuore, dal gusto italiano. Diciamo anche che il vostro prodotto si presenta, eccolo qui, con un formato estremamente elegante, diciamo un po' simile, con colori che richiamano in qualche modo una bibita un po' più famosa, ma con una diversa tinta di rosso, con la forma della Mole Antonelliana, che diciamo che è stilizzata, c'è anche la Mole Antonelliana, ma non è appunto la parte importante. Sicuramente abbiamo cercato di ricreare un'immagine un po' retro, quindi molti ci dicono: ma sembra che esista da sempre, che per noi è un valore questo. Sicuramente in realtà non è così, esistiamo da 2 anni, quindi è molto giovane come progetto, però abbiamo cercato di caratterizzarla in maniera particolare con queste tinte molto nitide, quindi in qualche maniera appunto ricercate. In realtà la lattina è satinata, quindi dà anche una sensazione tattile molto piacevole, simpatica, e insomma ci è riuscito un bel progettino, ecco. Ma la parte fondamentale poi è dentro, perché il gusto è veramente particolare. La particolarità rispetto alle classiche cole americane: abbiamo una quantità di zuccheri leggermente inferiore, quindi parliamo di un 8%, però anche un'acidità inferiore, che è un discorso abbastanza importante, quindi siamo riusciti a equilibrarla molto bene. Questo permette alla parte aromatica di essere decisamente più persistente in bocca. Infatti dopo averla degustata si hanno ancora per diversi minuti questo retrogusto non di zucchero, ma appunto della parte aromatica, che secondo noi è un bel valore, dà un bel senso a questo. Francesco, ma c'è anche una parte eco-solidale nel vostro progetto? Certo, ci sembrava appunto giusto e corretto cercare di fare qualcosa di più anche nel concreto. Quindi da subito abbiamo approcciato, appunto, abbiamo affiancato al nostro progetto e abbiamo deciso che per sempre Molecola avrà di fianco un progetto solidale. Cambieremo ovviamente la sosta di riferimento abbracciando diversi progetti. Per un anno siamo stati, appunto, abbiamo avuto come partner SOS Villaggi di Bambini, con cui abbiamo fatto 2 progetti proprio sulla città di Torino, seguendoli in maniera diretta. Adesso invece abbiamo un'altra associazione, si chiama Renken, è un'associazione sempre di Torino che si occupa dell'alfabetizzazione dei bambini in Senegal,
Anche qui abbiamo la possibilità di seguire direttamente il progetto, che è una cosa importante in questo caso, perché sapere dove vanno a finire i soldi e come vengono utilizzati per noi è una cosa importante. Questo vi fa certamente onore, non pensate solo ed esclusivamente a fare business, ma anche e soprattutto a condividere con altri qualcosa che è vostro e che grazie ai consumatori può andare a salvare qualche vita, far crescere meglio qualche altra vita e così via. La parola giusta è condivisione, no? È chiaro che noi cerchiamo di impostare un progetto con persone serie, dall'altra parte speriamo che passi anche verso il consumatore e verso l'esercente, che comunque sa che qualcosina in più si può fare. Ecco. E soprattutto sottolineiamo che quando parliamo di condivisione parliamo di denaro vero, non è un mi piace su Facebook che non porta assolutamente a nulla, cioè qualche centesimo del vostro acquisto, dei soldini spesi per acquistare questo prodotto andrà davvero a qualcuno. E questa è sì certamente una buona azione che potete andare a fare a favore di coloro che sono meno fortunati di tutti noi e che hanno avuto una vita diversa, se vogliamo. Aiutiamo in questo modo qualcuno a vivere meglio. Francesco, grazie. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti. E allora io vi lascio nel frattempo, non prima di aver assaggiato dinanzi a voi una molecola traditional, gentilmente offerta, classica, gentilmente offerta dall'azienda. Prego, puoi aprire, fai pure. Facciamo sentire. Ecco, mettiamola del bicchiere così mostriamo come si presenta allo stato chimico-fisico, come si dice in gergo. Eccola qui, prendine anche un po', ecco qui, anche tu. La mette dentro, brindiamo a Molecola affinché è all'Italia naturalmente. Amici, per Vending TV Fabio Russo insieme a Francesco Bianco di Molecola, per il progetto Molecola qui a Host 2015. Torniamo presto, non andate via. Grazie a voi, grazie a tutti.